Schiavoni, punti di forza e criticità delle imprese marchigiane. Allora, tanto si riconferma il fatto che le aziende marchigiane che vanno bene sono quelle che esportano. C'è una ripresa, seppur lenta, ma si sta lentamente, molto lentamente ripartendo. E le criticità ovviamente sono per quelle aziende che sono relegate al mercato interno. Veniamo da una terra prevalentemente di controterzisti e quindi si fa enorme difficoltà ad andare fuori con questo prodotto, e chi invece è relegato al mercato interno, siamo in un mercato che è più o meno stagnante. I punti di forza sono quelle aziende che si sono evolute, hanno portato da sono riuscite ad avere a produrre dei prodotti e quindi riescono ad andare all'estero e continuano a crescere e ad andare avanti. Questo lo riscontriamo quotidianamente dai dati che abbiamo qui in Confindustria, dove abbiamo un terzo delle aziende che sono quelle che esportano, che vanno bene, un terzo che sono stazionarie e un terzo che invece fanno enorme difficoltà. Commento sull'andamento delle imprese marchigiane. Beh, chiaramente una cosa un po' a macchia di leopardo, che come dico io dovrebbe diventare invece a macchia di zebra, perché dobbiamo incominciare a pensare che anche l'unione fisica dei territori diventa sempre più importante. Io penso che l'economia marchigiana sta vivendo un momento molto interessante, sicuramente di grande cambiamento e trasformazione, un sacco di operazioni straordinarie stanno avvenendo in questo periodo, e contemporaneamente però noi la logistica della nostra regione, la quadrilatero che non si finisce, l'aeroporto che non funziona, le ferrovie che non arriva all'alta velocità, ci sta tantissimo penalizzando. Quindi le Marche e l'imprenditoria sicuramente la fanno gli imprenditori, ma da soli oramai non bastiamo più.